Ciao parfumaniache e ciao parfumaniaci, rieccoci. Oggi vorrei vedere con voi un argomento che è inevitabilmente parte della primavera. Secondo me non può, diciamo, esistere questo lato dei profumi senza andare a toccare questa stagione. Vediamo tra poco di che cosa si tratta. Io sono Raffaella e questo parfumaniache. Quando si parla di primavera, si parla anche di profumi puliti, delicati e teneri. È inevitabile. Diciamo che questa stagione richiama necessariamente questo senso di benessere, di leggerezza, proprio perché, insomma, ci si avvicina a giornate più belle, più lunghe, insomma, ci si sente meglio, no? Con voi vorrei vedere alcune bellissime creazioni che ci regalano queste sensazioni. Vorrei iniziare con voi da una casa francese, tutto sommato abbastanza sconosciuta, che è Le Père Pelletier, e in questo caso ci troviamo di fronte a Poudre de riz, cioè vale a dire polvere di riso. Che è questa fragranza molto molto piacevole che mi sono regalata tutto sommato abbastanza di recente perché non conoscevo questo brand. Lo potete trovare online, lo potete trovare su Amazon, dovete solo fare un po' di ricerca. Tra l'altro, così aperta e chiusa, un'altra creazione di questo brand è, se non sbaglio, qualcosa che ha a che fare con fichi maturi, una cosa del genere, che naturalmente voglio prendere. Qui invece abbiamo una creazione che si presenta in questo flacone assolutamente pulito, semplice, molto minimal, che ricorda un po', se vogliamo, i flaconi di diffusore per l'ambiente, di spray per l'ambiente. E qui abbiamo una fragranza super pulita, super tenera, super coccolosa, super così che vi ricorda subito la biancheria pulita, che vi ricorda un letto appena fatto fresco e qualcosa appunto che entra nella vostra testa e magari vi riporta anche indietro nel tempo. Grande Giove. Vi apre dei ricordi di infanzia, se vogliamo. Qualcosa di appunto talcato, poudré, di cipriato. Perché una volta la polvere di riso veniva usata per fissare il maquillage, il make-up. Ed è un ottimo metodo per fissare il maquillage, per fissare il make-up, senza andare ad appesantire. Tra l'altro, credo che si trovi ancora in giro, la polvere di riso. Qui abbiamo un bellissimo gioco di elementi che regalano a questo profumo quest'anima così lievemente dolce, lievemente, ma quasi da caramella alla violetta. È come una caramella alla violetta che poi si sbriciola e si fonde con una parte appunto più poudrée, una parte talcata, muschiata, che loro dicono essere data dalla polvere di riso, appunto, la rosa, una nuvola di talco e un sandalo cremoso. Il muschio, diciamo, regala quell'aria necessaria al profumo per respirare. E diciamo che con il passare del tempo questo profumo si trasforma, passa da quella sensazione appunto di polvere di riso che ci ricorda appunto le vecchie ciprie delle nonne, delle bisnonne, a qualche cosa di più vellutato, di più appunto polveroso e talcato. È sicuramente un profumo che, se amate i profumi che sanno di pulito, profumi che sanno di fresco e cipriato, non può mancare. Quindi questo è Poudre de riz di Le Père Pelletier.
Un'altra bellissima creazione, bellissima, perché qua entriamo proprio in un altro mondo, che mi sono anche qui regalata abbastanza di recente, è questo Eau de Parfum di Jean Rico, che è un profumiere appunto di Grasse. E qui entriamo chiaramente nella profumeria artistica, nella profumeria di nicchia, con questa bellissima creazione che è Imperial Poudre. Qui abbiamo un talco elegantissimo, un talco, come dire, il meglio del talco, ecco, che si possa trovare in un flacone, dove lo spruzzo, vediamo, non abbiamo niente, no? Lo spruzzo qui. Qui abbiamo proprio un profumo che io trovo splendido. È un profumo che inizialmente dà quasi fastidio alle narici per qualche elemento presente, ma anche l'altro in realtà ha un'apertura che può dare fastidio. Evidentemente c'è un elemento che punge, andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Qui abbiamo appunto questo talco con la T maiuscola, un accordo polveroso, talcato, vanigliato, mandorlato, stupendo, stupendo. È uno dei profumi al talco più belli che io abbia sentito. Qui abbiamo una fragranza floreale fruttata gourmand. Naturalmente il gourmand qui prendetelo un po' con le virgolette. Ed è una fragranza del 2015. Il naso di questa fragranza, manco a dirlo, è Jean Rico. E abbiamo in questa favolosa creazione in testa la vaniglia bourbon, l'iris, l'ylang ylang, che però qua non mi dà fastidio, le note polverose, la mandorla, le note floreali, sul fondo l'eliotropio, il muschio, la rosa e il gelsomino. Wow! Cioè, che vi devo dire? È qualcosa di splendido questa creazione. È una coccola, una crema dolcissima ricoperta da una nuvola di talco. È qualcosa di splendido. Tra l'altro, tutto sommato, per quello che è il contenuto, perché sono 100 ml di Eau de Parfum, non costa neppure eccessivamente, si rende tutto sommato abbordabile perché sta entro, comunque lo trovate entro i 100 euro e è, se vogliamo, un profumo che può ricordare un po' Tende Neige di Viloresi e l'Iris dell'Herbolario. L'Iris dell'Herbolario secondo me rimane più spinto, più forte, più calcato, con un lato poudré molto più eccessivo, se vogliamo, pur essendo un bellissimo profumo. Qui invece la delicatezza è molto molto più accentuata. Bellissima creazione, questo è Imperial Poudré di Jean Rico. Passiamo ad un'altra creazione francese, oggi la Francia domina, e in questo caso vi parlo di una creazione che abbiamo già visto insieme. È una creazione bellissima, veramente anche qua contentissima di averlo scoperto. Sto parlando di Le Temps de Vivre di Georges Rec, che è questo Eau de Parfum. Lo spruzziamo su questo foglio perché ormai sono strapiena di profumi. È una fragranza delicata, dolce al tempo stesso, polverosa al giusto, che anche qua vi dona immediato sollievo, immediata dolcezza.
è un dolce ricordo infantile, è qualcosa di bellissimo questo profumo. È un profumo estremamente femminile, estremamente delicato, con questo lato, se vogliamo, gourmand e lattonico accentuato. Qui la parte appunto del latte, della crema è molto molto più così presente. È una creazione bellissima che è data da un latte gourmand, la peonia, accordi diciamo sempre di latte e mandorla dolce. Fantastico! Anche questo è uno di quei profumi che non abbandonerei più, proprio perché vi rilassa immediatamente. Ha questa parte gourmand, questa parte dolce, ma è una parte estremamente piacevole, non prevaricante. Quindi se non l'avete mai provato, provatelo. Questo è Le Temps de Vivre di Georges Rey. Passiamo invece a due creazioni lontane da quest'ultima profumazione, italiane. In questo caso la prima è una creazione di Elan. In questo caso vi parlo di Fior di Talco, che è questo de parfum, come lo definiscono loro, impalpabile. E loro ne parlano così: delicato, raffinato, il fior di talco si sviluppa sui classici intramontabili accordi del passato, rivisitati in una nuova, attualissima interpretazione che paga il gusto della donna moderna. Questo è proprio il classico talco, come dicono loro, moderno. È un talco leggero, lieve. Dove lo spruzzo? Non lo so, siamo qua. Questo è proprio il classico talco da finito il bagnetto, finita la doccia. È un talco che vi porta quella sensazione di pulito e di freschezza immediatamente. Vi dico subito che qua abbiamo una fragranza talcata Chypre che è data sicuramente in apertura e si sente tantissimo da una parte agrumata e si sente tantissimo, limone di Sicilia, bergamotto di Calabria e pompelmo bianco. Qui io sento il limone e il pompelmo, mamma mia, forti, belli, così che danno una sferzata. Poi abbiamo un cuore con la vaniglia, le foglie di geranio e la violetta selvatica e il fiore d'arancio. Lasciamolo un po' così acclimatarsi. Poi sul fondo troviamo il fieno greco, la fava tonca e le note muschiate. Quindi qui abbiamo, adesso infatti si sta così un po' riscaldando, sta perdendo un po' dell'agrume iniziale e si allinea ad altri elementi che sono sicuramente più polverosi, probabilmente dati appunto dai petali della violetta selvatica e dalle note muschiate. È naturalmente quello che può essere il fondo, quindi la fava tonca e il fieno greco servono a regalare maggiore morbidezza e maggiore rotondità insieme alla vaniglia a questo profumo, che comunque rimane molto molto fresco, molto pulito. Bellissima creazione anche questa, perfetta se si cerca un pulito talcato. Tra l'altro a un prezzo eccezionale. Questo è Fior di Talco di Elan. Passiamo a una creazione invece super ultra datata, perché la creazione della quale vi parlo, che naturalmente nel tempo è stata riformulata più volte, è un profumo in realtà originale del 1923. Sto parlando di Felce Azzurra, che è questo brand di questa linea, anzi, di paglieri che tutti conoscete, perché questa bambina credo che sia veramente super famosa. Infatti
se si pensa a felce azzurra, viene subito in mente questa bambina che si mette il borotalco e arriva in questa, l'ho detto a letto, arriva in questa scatola di metallo che potete riutilizzare per qualsiasi cosa, e all'interno naturalmente troviamo il profumo. Io ne avevo sentito parlare la prima volta, mi sembra l'anno scorso, dal canale di Misterelli. E ho detto, cavoli, fantastico, è uscito il profumo di felce azzurra, non lo sapevo. O meglio, mi ricordavo che ci fosse un'altra profumazione, cioè nel senso un altro flacone di felce azzurra, non questo. Mi ricordavo un flacone cilindrico, probabilmente hanno rifatto il pack, magari l'hanno rivista nel tempo, e qui abbiamo proprio il classico profumo che voi sentite nei prodotti felce azzurra, quindi non credo di doverveli raccontare oltremodo. Cioè, questo è proprio il profumo del bagnoschiuma. Sappi che questa non è una versione da bagno per maschietti. Oh, la cosa non ti tange quando sei così rilassato. Del bagnoschiuma che mi riporta indietro di secoli, perché questo bagnoschiuma era famosissimo, mi sembra, negli anni, vogliamo dire, 80. E infatti mi ricordo che ero piccola e questo profumo era usato tantissimo, credo, da mio padre quando probabilmente andava a giocare a tennis. Veramente è un salto indietro nel tempo meraviglioso. È il classico profumo di felce azzurra che, vi dico, ovviamente non si sa quali note siano presenti, loro dicono un accordo muschiato talcato, quindi può essere dato da qualsiasi tipo di elemento. Sicuramente il muschio è presente, così come probabilmente una parte verde e un'altra parte meno definita. Appunto, io lo definisco il profumo dell'infanzia, il profumo che vi fa stare bene, il profumo che vi viene voglia di, anche questo, di spruzzarvi quando avete fatto una bella doccia e vi volete regalare una coccola. Questo è Felce Azzurra di Paglieri. Ma quante creazioni meravigliose abbiamo visto oggi. Ma allora, io adoro i profumi che sono di pulito, di borotalco, di talco, di così, di morbido, sia per l'inverno sia per l'estate. Naturalmente per l'inverno prediligo quelli che hanno in sé delle caratteristiche un po' più calde, ma comunque ce ne sono tantissimi altri. Magari poi ne vedremo alcuni altri un po' più là nel tempo, che si adattano meglio insomma al periodo estivo e non necessariamente a quello primaverile. Questi sono solo alcuni, naturalmente raccontatemi i vostri, perché in questa categoria, ma come in tante altre, mi piace sempre scoprire qualcosa di nuovo. Mi raccomando, mettete come al solito un bel like al video, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella, perché se no non sapete quando esce un video, quando c'è qualcosa di nuovo, e ci vediamo sempre prestissimo con tanti altri meravigliosi profumi. Ciao!